Paghera e Mammarella squalificati, il capitano che si è sottoposto a tacche e a riposo con i problemi all'adduttore che lo faranno rientrare a pieno servizio dalla prossima settimana. La sua presenza in campo nel derby col Pescara di venerdì 28 sembra scontata a meno di ulteriori complicazioni. Per adesso saranno 3 i giorni di stop, lontano dal campo di allenamento, appunto a riposo. Si è fermato anche Turchi, sempre per noie muscolari. Per il resto tutti agli ordini di mister D'Aversa nell'allenamento pomeridiano al Memmo, il secondo della settimana a tappe forzate verso l'impegno interno col Crotone con una voglia di riscatto immensa. I pitagorici sono reduci dal successo contro il Bari, ma i rossoneri non lasceranno nulla di intentato, puntando al successo per cancellare l'opaca prestazione di Latina. Unzella verrà impiegato al posto di Mammarella, terzino sinistro, spazio a Bacinovic nella zona nevralgica al posto di Paghera. In avanti 4 maglie per 3 con Monachello che scalpita per dare il suo contributo. Proprio l'attaccante siciliano è stato ospite ieri della trasmissione ufficiale Virtus Lanciano con l'allenatore Gianluca Colonnello, il tifoso Antonio Di Marco, su alla prova del peso con vincitore un simpatizzante virtusino di Torre dei Passeri, il professor Vittorio Spadano. Confessioni, ambizioni, curiosità e tanto altro in 90 minuti interamente dedicati al rossonero con Monachello, attaccante giramondo, che si è confrontato con Colonnello sull'esperienza comune in Grecia. Io innanzitutto ringrazio voi, te per avermi invitato. Io ti posso dire che qualora scendessi in campo, io come la mia squadra metterò sempre d'anima, darò tutto me stesso e di continuare a tifare, perché noi siamo sul pezzo e sempre forza Lanciano. Crotone e poi Pescara. Crotone e poi vediamo. E allora salutatevi in greco, voi due. Yasas. Grazie Gianluca Colonnello, grazie Gaetano Monachello, grazie ad Antonio Di Marco, grazie professor Vittorio Spadano, grazie Marcello Paolucci, Tommaso D'Alonso, Paola D'Alonso. Ancora una volta grazie per aver scelto la trasmissione ufficiale Virtus. Alla prossima.